La Pietà, che come recita l'iscrizione sulla predella, fu portata a compimento dal Gaggini nel 1521, è l'unico esemplare realizzato dal maestro con questo soggetto. Non si conoscono infatti altre deposizioni da lui firmate. Rispetto all'omonimo soggetto che Michelangelo aveva realizzato tra il 1497 e il 1498, lo scultore palermitano ricrea nella sua deposizione uno struggente pathos che intimamente anima le figure e sottolinea con trasporto e senza affettazione la tenerezza della madre addolorata che stringe al seno il corpo esanime del figlio. Forse proprio per queste caratteristiche l'opera divenne ben presto oggetto di grande devozione da parte delle popolazioni locali, dando così origine ad un fervente culto nei confronti della Vergine addolorata, incrementatosi notevolmente nei decenni a venire. Oh,